Vedete 0 Hz e poi magari lo portate, che so, a 1 Hz. Quindi il tavolo sta vibrando e questa molla cosa fa? Quindi vedete che c'è una costante elastica che in questo caso vale 10 newton su metro. Forse con lo schermo bianco si vede meglio. Ho discusso l'olio dei poveri, no? Quello al naturale. Vedete questa massa? Benché il tavolo si sta spostando, potrei anche aumentare l'ampiezza. Aumento l'ampiezza dell'escursione del tavolo, rinuncio a misurarlo, quindi ruler off. Questa massa non fa granché, perché non si muove? Perché quella si muove tantissimo? È in programma, eh? Dovete saperlo dire all'orale. Io sto aumentando la frequenza. Un attimo, prima smorzo tutto. Vedete che c'è la costante di smorzamento? Smorzo tutto così e poi riaccendo. È la 5 che sta andando via di matto. Questo sarebbe stato più intelligente se facevo un cursore lineare. Sai, mi stupisce che voi ridiate, perché ridiamo? Forza un po' perché è troppo violento il fenomeno. Se metto una frequenza elevatissima, vediamo quando non riesco, questo è il massimo. Questo non si può neanche. Diminuisco lo smorzamento. Smorzo tutto perché chiaramente una volta che li metto in moto chi li ferma più, quindi voglio fermarli un attimo. Adesso tolgo la costante e vediamo chi si dà da fare. Allora questo qua, è la 1 che sta via da matto. Adesso sforzo un attimo perché la 1 voglio che si comporti. Sforzo, fermati, sesamo. Adesso è la 2 che sta andando via un po'. No, chi è che... Sì, la 2 mi sembra che si sta spostando molto più degli altri. Comportamento un po' strano. Aumentiamo ancora. Adesso è la 3. Adesso è la 4. Ovviamente la 3 devo fermarlo perché sta, se no. Adesso la 5 è che mi è rimasto. Io giocando con la frequenza riesco a eccitare. È il linguaggio, ragazzi. Come dei macachi. Ridono anche senza sapere perché. È risonanza. Questo sta, qui si chiama il fenomeno risonanza. Guardatelo, cercatelo, FET, martedì lo discutiamo. Ma almeno avete un'anticipazione. E l'ho fatto questo con la molla, vi ricordate? C'è qua dentro? No, non c'è. Vi ricordate la pallina con la molla? Quando era attaccata la molla, la massa sulla molla, se io muovevo la molla lentamente, la pallina saliva e scendeva come la mia mano.
se me l'avevo a una frequenza molto alta, sì, la molla era un po' eccitata in maniera strana, ma la massa, se spegnevamo la luce e dipingevo di vernice rossa, vernice fosforescente, non faceva granché, ma se beccavo la frequenza giusta riuscivo a far fare alla massa, pur spostando di poco la mia mano, movimenti molto spettacolari. Devo beccare la frequenza giusta. Quindi qua ho beccato la frequenza giusta per eccitare questo. Questo qua è una frequenza che non lo eccita. A voi siete pieni di ormoni, va bene così. Questo non è eccitato, questo è un po'... Ma chi è che è molto eccitato questo qua? Cambia la frequenza, chi è viene eccitato cambia. Risonanza. Va bene. Torniamo alla lezione frontale. Si chiama Resonance, questa è la versione in inglese, vedete, underscore, forse c'è la versione italiana, e lo prendete dal sito FET, P-H-E-T, ce ne sono tanti, ce ne sono carini, c'è questo che vorrei farvi vedere, perché lo discuteremo entro la fine del corso, se non muoio prima. Vi ricordate quando io avevo la massa, la molla, con la massa qua ero salito sul tavolo, sulla sedia, e avevo lasciato la presa e la massa stava ferma finché l'informazione che avevo mollato la presa non gli era arrivata. E quell'informazione come gli arriva? Attraverso la propagazione di questa onda elastica, cioè il pezzo di molla che gli arriva. Finché l'informazione non gli arriva, che non c'è più qualcosa che sostiene, lui là non sa ancora del fatto che nessuno lo sostenga. E come credo avevi detto, se Dio decidesse in questo istante di spegnere il sole, noi abbiamo circa 8 minuti e non ci accorgiamo, finché l'informazione che il sole non, che si è spento, noi vediamo il sole. Cioè, impiega tempo per propagare. Allora, guardate questo qua. Vediamo se... Questo è fermo in questo momento. Adesso io farò manual, ok, e lo sposto, tac. Guardate quelli, le linee ferme che non sanno ancora che ho spostato la carica. Questo guardate, non so, fissatevi su questo punto qui, distante. Questo punto non sa che io ho spostato la carica finché non gli arriva l'informazione, no? È come l'increspatura su una corda. Vedete? Ma facciamo un'altra versione. Dove magari è in moto, facciamo, com'è che si fa? Non mi credo più. Io voglio che si muova. Show velocity. Com'è che si imposta la velocità? Questo è stop charge, io voglio che sia in moto. Facciamo lineare. Ok. E lo fermo. Pronti? Vedete? Voglio che faccia il giro. Facciamo di nuovo. Linea. Ecco qua. Facciamo che, guardate sto punto qua su, lui crede di dover puntare sempre dove è la carica, ok? Qui sa in anticipo, lui sa, questo signore qua sa che deve puntare qua, vedete? Ma se io bloccherò questo signore crede ancora di dover puntare dove si aspetta che la carica sarà, ma se io l'ho bloccata, lui punta in un posto dove la carica non c'è. Non so... Il disegno vale mille parole, al di là della mia abilità. Me lo fermo. Vedete? Le linee fuori non sanno che si è fermata. Non sanno che si è fermata. E non è una figata sta cosa. Sinusoidale. Circolare. Bump. Perché non fa un altro bump? Fa un unico bump, 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 bump. Io quello lo trovo più affascinante è questo dove si ferma. Io lo trovo veramente bello. Che lui, che i punti distanti, cioè io sono qua con un mio dipolino elettrico. E qualcuno mi ha detto, io so che la carica si sta spostando, quindi io punto sempre dove sarà la carica. Poi io continuo a puntare dove credendo che sia, però qualcuno l'ha già bloccato, io lo trovo veramente una figata.
cioè a distanza di anni a me viene la pelle d'oca questo, questo gioco. Bello, eh? Chi è lontano vede ancora il campo oscillare. Non gli è ancora arrivata l'informazione che hanno spento la radio. Il sole, no? Questo è, se volete, è la metafora, no? Il sole che sta buttando fuori luce. E noi siamo qua allegri che ci prendiamo la tintarella. Poi Dio fa, basta, mi sono rotto i coglioni. E per 8 minuti... per 8 minuti noi continuiamo a prendere... Ne avrebbe buoni motivi per spegnere, secondo me. Tra questa merita essere vista, anche se non è, guardate, questo è a vedete lo speed, è a mezza C, cioè è a metà della velocità della luce, a molto lento, ovviamente l'ho fermato, facciamolo ripartire. Ecco, questo è un campo molto lento, 14% della velocità della luce, vedete? Adesso se io lo mando questo cursore al valore quasi più alto che c'è, ovviamente non sarà C ma 90%, 99% di... Il guaio è che si muove, forse c'è un modo per rallentare la presentazione, non vedo un cursore che mi permette di rallentare, perché andrà così veloce che nel suo disegnare le linee non riuscirà ancora a disegnarle qua fuori, quindi dovete cercare di capire cosa succede. Guardate un attimo. Vediamo di aumentare, tanto fermiamo e aumentiamo la velocità linea, vabbè, ok, al massimo. Adesso lasciamo che si aggiorni, però vedete quello che ovviamente non ce la fa, ma forse dovete riuscire a cogliere come le linee sembrano più addensate. Non è così bello simmetrico, le linee di campo non sono così simmetriche come quando la carica è ferma. Adesso magari la fermo per il prossimo giro. Vedete come sono più simmetriche, no? Invece quando il campo, quando la particella va molto veloce, il campo perpendicolare è più forte, no? Vi ricordate? C'è una dipendenza angolare, come vi avevo anticipato. Quindi, di nuovo, manual, linear, manual. Purtroppo, servirebbe che lo schermo... Eh? È molto forte il campo perpendicolare al moto ed è debole nella direzione del moto. Invece quando la velocità è molto più bassa il campo è più simmetrico. A rigore quando è perfettamente fermo il campo è simmetrico, eh? Questo è il campo coulombiano. A velocità diverse da zero il campo non è rigorosamente coulombiano e la non coulombianità peggiora con l'aumento della velocità. Non è colombiano nel senso che è molto più forte il campo, c'è una dipendenza angolare, d'accordo? A 90 gradi la particella, il campo è più forte. Addirittura se la particella, se si potesse rappresentare il campo elettrico di una particella che aveva una velocità molto elevata, quasi vicino alla velocità della luce, il campo elettrico davanti e dietro è zero ed è tutta concentrata a 90 gradi, è come dare una sberla. Cioè vi arriva una sberla di campo elettrico, tutto un colpo. Invece qui, in qualche modo, il campo elettrico vi arriva con gradualità. Invece, quando è molto veloce, è come avere tutte quelle linee che sono messe così rispetto alla direzione del moto. E quindi è come un muro di campo elettrico e chi si vede arrivare questo prende una bella sberla. Ok, basta. Giocate con questo, è carino. E potete forse anche capire... Vabbè. Stop charge. Tac. L'abbiamo fatto, d'accordo, scusate se ho perso il tempo, però ce ne sono dei molto carini. Il pendulum, i modi normali, il generatore, cos'è il generatore? Non ricordo più. Fet. Queste sono le montagne del Colorado. Avete il rubinetto che fa girare il campo magnetico e vedete la corrente che... Questa è la legge di Faraday che faremo la prossima settimana. Carino, no? Grazioso. Non leggo qua perché è in blu. Cosa c'è scritto? Bobina?
Ah, questa, tac, spostate, si accende un momentino la lampadina. Se il magnete è fermo non fa circolare le correnti, ma se ho un campo magnetico variabile del tempo, ho una circuitazione. La circuitazione di E non è zero, e quindi se c'è un portatore di carica, lui sente un campo elettrico e si mette a muoversi, ma basta che il campo magnetico non si fermi, che non cambi più, che sparisce l'effetto. Cosa c'è scritto qua? Riuscite a leggerlo? E dov'è l'interruttore? C'è un interruttore qua? Forse questo? Non riesco a vedere. Ma questo serve per... Vabbè, questo trasformatore, generatore, questo abbiamo già fatto. Ce ne sono di altri carini. Questo è quello che ho fatto prima. Questo è carino, calculus grapher. Non credo di perdere tempo, forse sì, ma forse no. Questo è molto carino, questo forse era degno di chi ha fatto le scuole superiori o non ha fatto matematica in maniera decente, e vi permette di disegnare, per esempio, l'integrale della curva. Questa è la funzione che io creerò con varie opzioni, e mi farà l'integrale e mi farà la derivata. Quindi, per esempio, prendo un grafico di questo tipo e me lo alzo, track. Ecco, questo è l'integrale. Vi ricordate i famosi grafici dove facevamo le forze impulsive? L'integrale e la derivata, invece, siccome è molto ripido, ho una derivata molto ripida, no? Se invece di fare questo faccio magari un triangolo, ecco, vedete, questa è la derivata che è più smussata, e l'integrale è così. Poi posso aggiungere un tilt, vediamo, questo non mi ricordo più come funziona, vediamo, ecco qua, vedete? Posso aumentare, vedete che sto aumentando anche la derivata di una quantità costante, vedete come la derivata è salzata esattamente la quantità costante, perché lo metto su una retta, vedete? Carino questo è il coseno. Come si fa? Facciamo undo, smooth, zero, facciamo questo, track, ok? Questa è una funzione strana, undo, zero, questa come funziona? Freeform. Questa è la derivata e questa è l'integrale fuori schermo. Undo, carino, no? È veramente una figata questo programma. Ah, che bello. Giocateci, così riuscite di nuovo a acquisire quello che dovreste già avere, una certa, una specie di intuito, di pancia di come devono funzionare le cose. Lo trovo molto bello questo programma. Poi ce n'è un altro, vediamo se lo trovo. Faccio molta fatica a leggere anche parole così grandi, i miei occhi sono proprio da buttare. Il pendolo, vabbè, dai. Questo è grazioso. Oracle, non Oracle, come ho sentito un collega dire, mamma. Oracle. Gol! Banale, no? Questo è banale. No. Questo è banale. Banale. Ma adesso, siccome questo è un esercizio di elettrostatica, posso convertirlo in uno di gravitazione. Adesso sposto questo, così lui entra in orbita. Però a ben guardare, questo programma probabilmente commette un errore numerico, perché se questo fosse veramente una forza 1 su R quadro, quella ellisse non dovrebbe precedere. Invece, se la guardate, precede. Cos'è la precessione degli ellissi? Guardiamolo un attimo.
L'ellisse qua, vediamo dov'è. Quindi io vedo l'ellisse così in qualche modo. Dopo un po', lui un'ellisse vero, cioè Newton ha dimostrato che se la forza tra il Sole e un pianeta fosse esattamente 1 su R quadro, allora il pianeta dovrebbe fare una sezione conica, in particolare per esempio un'ellisse, con il Sole a un fuoco, d'accordo? Ma se la forza non è esattamente 1 su R2, se 1 su R2,00001, questo asse dell'ellisse non rimane fermo nello spazio, ma comincia a cambiare. Quindi lentamente, adesso disegnarlo è un'impresa, lentamente fa così. L'asse dell'ellisse continua a cambiare. Se non è proprio 2, ma 2 è matematico. E non lo è, quindi secondo me è un errore di arrotondamento. Vedete che l'asse secondo me è cambiato. Poi uno può simulare l'effetto di avere un altro pianeta. Per esempio un problema a 3 corpi, 1, 2 e un, mettiamo un terzo. Spostiamo un attimo perché non voglio che urti. Cosa farà? Cercate di prevedere cosa fa. Riuscirà adesso a ripassare sull'altro? Sì, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Il fatto che è quasi imprevedibile. Avete sentito parlare del caos? Qualcuno ha sentito parlare del caos? Il caos è una disciplina di fisica matematica. Cioè che c'è un'estrema sensibilità alle condizioni iniziali. Avete forse sentito dire che un battito di una farfalla in Brasile crea un... Quindi non è prevedibile cosa farà questo. Basterebbe un piccolo spostamento che cambia tutto. Perdiamo la capacità di prevedere cosa succede. Va bene, è un problema a 4 corpi? Andrà al terzo? Quando? Eccolo! E questo esercizio qua è interessante perché a un certo momento, verso la fine del XIX secolo, la gente un po' aveva intuito che un conto è il conto ideale di Newton di un oggetto e un problema a 2 corpi, ma mettere 3 corpi o 4 corpi o n corpi era un problema matematico complesso. E qualcuno fece una gara, chiese, vi do un premio, diventerete famosi matematici se riuscite a risolvere il problema a più corpi. E Poincaré dimostrò che il problema era grave. Perché la gente si è posta questo? Ma noi siamo in un sistema solare con un sacco di corpi. Sono 8 pianeti, Plutone è stato declassato, ci sono un sacco di asteroidi. Chi ci garantisce che la Terra continuerà per ancora un tempo utile a noi, a vivere ai nostri figli, a rimanere sulla stessa orbita? Non potrebbe ricevere una piccola perturbazione e noi non prevedere più l'orbita della Terra? Quindi è quasi impossibile prevedere cosa fa questo. E la gente ha detto, ma, ostia, cazzo. Tutto un tratto la Terra esce dalla sua orbita, va troppo vicino al Sole, moriamo di caldo, o sia lontano, moriamo di freddo. E questo problema è reale perché è quello che rende gli asteroidi così pericolosi. Perché un asteroide magari fa una traiettoria abbastanza ripetitiva, sembra non essere mai pericoloso, poi per caso passa vicino a un asteroide che magari non gli era passato accanto per centinaia di milioni di anni, riceve una deviazione e viene proprio verso la Terra, siamo tutti morti. Quindi prevedere cosa fanno gli asteroidi è un guaio, perché sono tanti. Va bene, perché ho voluto fare questo? Perché non ho voglia di andare avanti. L'ultima che voglio fare, poi voglio riprendere, perché l'ultima che voglio fare è molto semplice. Questo è qualcosa che potrebbe essere utile per voi quando farete corsi di sperimentazione. Avete una serie di dati,
per esempio data points, un punto qua, 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 e questa mi sta cercando di tirare il best fit. Cos'è il best fit? È la retta che meglio interpola i punti. Ma uno dice no fit prima, mettiamo i punti così. Uno prende dei dati così, non so, magari in qualche laboratorio farete la verifica sperimentale della legge di Ohm, e uno tiene una serie di dati e dice, ma ho verificato la legge di Ohm che dice che dovrebbe essere una retta? Uno dice, linear fit, tra, eccolo là. Ma supponete che avete un dato che è qui, cosa farà al fit? Vedete al fit, all'affittante, facciamo la quadratica, guardate un attimo, facciamo i punti così. Ovviamente una retta fa schifo. Perché fa schifo? Una quadratica? Un po' meglio. Qua giù c'è una valutazione della significanza statistica del fit. Se io metto i punti proprio sulla retta, vedete che diventa verde. Quando i punti sono troppo fuori, vuol dire che forse la parabola non è granché come fittante, forse proviamo un polinomio, sono acquatica. Vedete, forse la curva che meglio interpola i punti è la quadratica. Okay. Va bene, basta. Guarda, giocateci, io lo trovo estremamente istruttivo questo. Magari l'avessi avuto al primo anno università, avrei capito un po' lo spirito di cosa vuol dire fare un esperimento. Voi avete dei dati, poi dovete trovare la curva che meglio interpreta i dati, interpreta qual è il modello matematico che meglio descrive i dati, è una retta, una quadratica, e la bontà del modello dipenderà da come i punti sono messi. Se questo punto qua che sto per raggiungere, per esempio io ho questa affittante, che bello, che bello, ho scoperto una nuova legge, è una quartica, ecco l'equazione qua giù, vedete che è una quartica, vi dà i valori di A, B, C, D ed E. Credo aver fatto la scoperta, sto per andare a consigliare la mia relazione al docente del corso o qualcosa del genere, e quanti dati ho preso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E dico, ma per scrupolo prendo un altro dato, magari un altro dato in questo valore di X. Se io ripeto la misura qua in X, riterrò lo stesso valore di Y, faccio un altro punto e ottengo questo. Mi cambia tutto, e addirittura è diventato rosso, non è più una buona interpolante. Va bene, lascio a voi giocare e pensare, torniamo alla lezione. Va bene. Allora, applichiamo la legge di Biot-Savart a un paio di esercizi proprio stupidi. Immaginate una spira circolare, un pezzo di rame, un filo, è un circuito filiforme, ma dove il rame l'ho piegato a forma di cerchio. Un cerchio individua un piano e il piano del cerchio sia la lavagna, d'accordo? E voglio che mi discutiate con la legge di Biot-Savart il campo magnetico proprio al centro del filo. Cioè io voglio che voi mi diciate qual è la direzione e il modulo della freccia B in questo punto qua. Ok? Allora, molto veloce. Per cortesia.
Allora, consideriamo questo elemento di corrente qua, questo DL qua, lo faccio diventare un vettore. Qual è, dove metto la freccia? Siccome sto dicendo che la corrente gira in senso, non so se l'ho detto, ma è quello il senso della freccia, la corrente sta girando in senso antiorario, quindi la punta della freccia la metto qua. Chi è UDR? UDR va dall'elemento di corrente al punto matematico. Questo è un altro punto, un altro elemento di corrente. Boom. Non so se ve l'ho detto, ma quando ero piccolo, e un ricordo che mi è venuto in mente proprio stamattina, perché c'erano tuoni nell'altro gruppo durante la lezione di mattina, e io mi ricordo molto bene, ma avrò, sono stato al secondo elementare, quindi avrò avuto cosa, 8 anni, 7 anni, che eravamo in classe, stava arrivando una tempesta elettrica e l'insegnante ci aveva fatto notare che quando vedevamo il lampo il suono del tuono arrivava in ritardo, e allora noi ci divertivamo a contare i secondi, quindi lampo, e poi 1, 2, 3, 4, 5 lampo, 1, 2, 3 lampo, boom! Eravamo lì per dire uno, che ci fu il botto, il lampo era proprio sopra la scuola, quindi dovete immaginare una classe di 25 bambini di 6-7 anni che sono là, che credo di incontrare ancora qualche, e viene sorpreso dal botto, tutti a saltare, e mi ricordo benissimo, cioè non è solo. Forse fu lì che mi appassionai. Capisco tutta questa agitazione, evidentemente mostrare queste cose vi ha distratto, quindi non lo farò più. Perché vi comportate come bambini della seconda elementare? 90 gradi! Perché sono 90 gradi? Perché è un cerchio. Le DL sono tangenziali e le U vanno verso il centro del cerchio, perché un cerchio è fatto così. Quindi, se io vi chiedo qual è la direzione di B, voi cosa fate? Prendete la mano destra e scegliete, per esempio, questo qua, la DL, siccome dovete fare DL prodotto U, fate così, così, ed esce. Quindi in questo punto, e in questo punto, il campo magnetico creato da questo elemento di filo esce. In questo punto il campo creato da questo elemento di filo esce. In questo punto il campo magnetico creato da questo elemento di filo esce. Il campo creato qui, creato da lui, esce. Quindi tutti i punti creano in questo punto un campo uscente. Quindi la risultante che direzione avrà? Uscente. Ed è facile ricordare questo risultato perché sciogliete la mano destra, mettete le dita nella direzione della corrente e guardate il pollice, quindi il campo magnetico qui sta uscendo. Quindi se questa è la vista, questo rappresenta il vostro occhio, e state guardando lateralmente, con la corrente che esce, vedete la X, e la corrente che entra e la corrente che esce, il campo magnetico qua è una freccia che è così. La direzione, adesso dobbiamo parlare del modulo, no? Perché adesso vi dà la direzione, vi dà anche il modulo. E qual è il modulo di B? Beh, ovviamente dovete prendere il modulo di questo. E il modulo di quello cos'è? Il modulo di questo, come tutti dovrebbero sapere, vedete come ogni argomento, occasioni per ripassare ce ne sono a bizzeffe. Se uno non sa queste cose vuol dire che proprio ha delle lacune, eh? Qual è il modulo di un prodotto vettore? È il prodotto dei moduli per il seno dell'angolo, non è il prodotto scalare del seno del vettore.
Ricordate che il prodotto vettore serve che i vettori siano storti, quindi dovete individuare in un parallelogrammo che l'area è massima quando le frecce sono a 90 gradi, se chiudete l'angolo l'area diminuisce, quando chiudete l'angolo completamente l'area del programma collassa a zero, dove devono essere storti per individuare il parallelogrammo. Questo quant'è? Qual è il modulo di U? Uno! È un versore, no? Qual è questo? In questo esercizio l'angolo è sempre di 90 gradi, perché le DL sono sempre a 90 gradi rispetto alle U. Le U vanno verso il centro del cerchio, le DL sono tangenziali. Quindi questo vale 1, per questo esercizio vale 1. Quindi vedete che il modulo di questa parte qui, cos'è? È proprio, diciamo, il modulo di DL, ed è senza la freccia sopra, per intenderci. Senza la freccia sopra, ok? Altra cosa, guardate il denominatore, cos'è questo? Quello rappresenta la distanza dall'elemento di corrente al punto matematico. Siccome il punto matematico è il centro del cerchio, e il cerchio cos'è? È il luogo di punti che hanno la stessa distanza dal punto chiamato centro. Quindi tutti questi elementi di corrente hanno la stessa distanza dal centro, la distanza la chiamiamo, che so, R, il raggio del cerchio. Quindi questo qua in realtà è uguale a R quadrato. Quindi in realtà il modulo di B potete pensarlo così, come mu0 I diviso 4 pi greco, porto fuori dal simbolo da integrale questo e mi rimane da fare questo. E cos'è questo a fare qua? Cos'è questo? Quello è la somma delle lunghezze dei trattini del cerchio, cioè è la circonferenza del cerchio, giusto? Questo lo porto fuori dal simbolo integrale perché non dipende da niente, è una costante, tutti i punti hanno la stessa distanza. Questo è 2 pi greco r e concludete che il campo magnetico al centro, vedete che il pi greco qua giù va via, questa r si mangia uno di questi, questo 2 si mangia un 2 là e quindi avete mu 0 i diviso 2R. Zambola molto importante perché è la classica domanda che faccio. E vorrei che sia chiaro, con il mio think, adesso che voi scriviate giù il campo magnetico creato da un filo rettilineo e il campo magnetico al centro di una spira circolare. Vi scrivete sullo stesso foglio di carta, per cortesia, e non li confondiate mai. Perché il campo magnetico creato da un filo rettilineo in un punto, cos'è? Se questa è la distanza, chiamiamola D, è il campo magnetico, il modulo si intende, è uguale a mu0i diviso 2pi greco D. Spira circolare, l'ho scritta là in fondo, non serve neanche che lo scrivi. Qual è la differenza tra questa? Tutta la differenza del mondo! Questa è una retta, quello è un cerchio! Perché gli studenti li confondono queste due equazioni? Sono molto simili, d'accordo, ma non è un buon motivo per confonderli. Questo è mu0 diviso 2 pi greco d. Qual è la differenza? Se non ci fosse, là non c'è il pi greco, prima cosa, ma sono diverse non solo perché non c'è il pi greco, sono diverse perché la geometria dell'esercizio è completamente diversa. Questo è un filo rettilineo, quello è un filo circolare ed è il valore al centro del centro della spira. Quindi non venite a fare confusione tra questi due. Vi ho dato un modo per ricavare questo, usando la legge di Ampère e i ragionamenti di simmetria. Quello l'abbiamo ottenuto con la legge di Bioss-Savart, sono due approcci completamente diversi. Certo che io potrei chiedervi, ottenete il campo qui con la legge di Bioss-Savart, sapreste in grado di farlo? Magari lo facciamo martedì, ma sarà in programma. Perché deve essere chiaro, mio tic, che i ragionamenti di simmetria, tipo qual è il campo elettrico di un punto o di una sfera o di un cilindro infinito o di un piano, si riesce a ricavarli usando ragionamenti di simmetria e la legge di Gauss. Questo l'abbiamo ricavato usando ragionamenti di simmetria. Ma mica sempre, anzi credo che siano i pochissimi casi in cui si riesce a ragionare così. Perché questo filo qua, col cavolo! Potete ragionare in termini di simmetria e se volete il campo magnetico in questo punto qua dovete fare questo integrale, l'ho cancellato, dovete fare l'integrale di Bioss-Savart.
se questo è una, è un filo di carica che non è affatto un filo rettilineo, volete il campo elettrico a questo punto, cosa dovete fare? Dovete fare un integrale di tutti i contributi del campo elettrico o del potenziale elettrostatico in quel punto. E quindi la difficoltà dell'esercizio non è di fisica, ma è di matematica, saper fare integrali. E magari un paio di questi esercizi li faremo assieme, ma non sarà quello l'esame orale, l'esame orale sarà la fisica, magari su qualche scritto, d'accordo? Allora, per completare questo discorso, almeno a completare, non è la parola giusta, per completare questa introduzione, martedì però devo prima rimediare una batteria, c'è il rischio che mi dimentichi di prendere, perché la mia batteria è scarica. Avevo una batteria da 6 volt, quelli che sono andati così, e devo trovare il tempo di andare a comprarne uno. Però spero, con una batteria, qualche filo, e ho un avvolgimento, ho una spira, e ho delle bussole, ok? E le bussole, silenzio, shh. Le bussole sono delle sonde con cui vedere la forma del campo magnetico. Quindi, se questo è l'asse della spira, questo è l'asse della spira circolare, se io metto la bussola qua, la bussola sarà orientata così. Se io metto la bussola qua, la bussola sarà orientata così. Ma se io metto la bussola qua, come sarà orientato? Come sarà orientato? Come sarà orientato? Come sarà orientato? E quindi con le bussole, durante la pausa, quelli che hanno più interesse a farlo sposteranno la bussola e vedranno in ogni punto dello spazio, a seconda di come è orientata la bussola, riusciranno forse a visualizzare il campo magnetico. Io adesso traccio un po' a mano libera, riprodotto molto meglio nei libri, magari perché la figura fatta nel libro è stata generata dal computer, invece io sto usando il mio, che non è granché. Io traccerò le linee di campo. Di nuovo, cos'è una linea di campo? La linea di campo è un'indicazione, se voi piazzate qua un dipolo, che sia elettrico o magnetico, se questo è un campo, una linea di campo elettrico o linea di campo magnetico, il dipolo si orienterà così. La piazzate qua, si orienterà così. Se la piazzate qua, si orienterà così. È un modo per visualizzare. Quindi io traccerò delle linee e dovete interpretarle in quel modo. E dovrei cercare di fare qualcosa di simmetrico di qua, che è ben più difficile, no? È accettabile entro una certa precisione. Cosa vuol dire? Che quando io metto la bussola, questo mi sembra eccessivo. Quando io metto la bussola qua, sarà così. Quando la metto qua, sarà così. Quando la metto qua, sarà così. Quando la metto qua, sarà così. 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 Morale! Le linee di campo magnetico voi potete seguirle con una bussola per vedere dove girano e potete fare, se volete, delle curve che non nascono o muoiono da nessuna parte. A differenza, se io prendo invece il mio semetto d'erba o il mio dipolo elettrico e lo piazzo vicino a un campo, a una sorgente elettrica, quando lo metto qua avrò la carica positiva del mio dipolo qui e la carica negativa qua. Anzi, piuttosto di disegnare, silenzio, se no mi fermo qua. Se volete che mi fermi, mi fermo. Sono le 4. E allora? E allora? Ho finito? Allora continuo a parlare. Questo è il dipolo, io lo rappresento con una freccia, come la freccia della bussola. Quando lo metto qua, la freccia sarà così. Quando lo metto qua, la freccia sarà così. Quando lo metto qua, la freccia è così. Cosa vedete? Il campo diverge. Qua
qua le linee di campo escono, perché se io metto la bussola qua sarà così, bussola, un dipolo elettrico è una specie di bussola elettrica, se li metto in questo punto sarà così, lo metto in questo punto è così, quindi le linee di campo, cosa sono le linee di campo? È un ausilio artistico per riuscire a cogliere l'orientazione che avrebbe un dipolo elettrico magnetico messo in quel punto. Quando le linee sono vicine, allora il campo è più intenso, quando le linee sono più lontane il campo è più debole. Cattura la legge di Gauss, no? Il numero di linee è costante, dipendente dal cerchio chiuso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È carino come idea. Però per me la potenza grafica artistica è maggiore se ragionate in termini del dipolo, perché vi dice come si sta incurvando. Questi qua sono delle linee, e poi adesso, adesso potete fare il cazzo che volete. Ah, ho finito la lezione. Però forse avete sentito dire che ci sono dei materiali molto speciali con cui si infilano dei guanti e si riesce a toccare i campi magnetici. Cioè voi, perché c'è essenzialmente sono i materiali superconduttori, c'è dei fenomeni fisici abbastanza interessanti che non sto a dire, però nel guanto ci sono dei materiali che reagiscono al campo magnetico e voi sentite come una forza. Quindi con una specie di, qual è questo gergo? Hyperreality, per realtà. Cioè voi avete questi visori e questi, siete completamente tolti dalla realtà normale e avete solo questi guanti e queste visualizzazioni e voi potete toccare, perché la mano sente una forza, quando c'è un campo magnetico intenso il guanto reagisce e voi sentite una resistenza e quindi voi è come se voi riusciste a toccare, quindi in un certo senso queste bussole vi permettono proprio di toccare il campo, di seguirlo. Chi ha mai fatto questo in vita propria? Ha mai preso una bussola e giocato vicino a un magnete? Non l'avete mai fatto? Chi? Sento dei sì e dei no, voglio vedere i no. Alzino la mano. Un terzo? Metà? Ok, ci vediamo martedì.